Al Dipartimento di Architettura dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, il Maxi L'Aquila ha organizzato una giornata di studi in onore di Franco Summa, l'artista pescarese scomparso nel 2020. L'incontro, aperto al pubblico e curato da Maria Licata e Giuseppe Di Natale, è il proseguimento del lavoro di studio e approfondimento intorno alla figura di Franco Summa intrapresa dal museo con il focus dedicatogli nel dicembre 2022. La giornata di studi ha voluto essere un momento di approfondimento e riflessione teorica sull'importante ruolo svolto dall'artista nell'ambito dell'arte ambientale e sociale e il suo forte legame con il territorio abruzzese a partire dagli anni 70. Questo è un omaggio a Franco Summa, che è un po' la conclusione di un programma che è iniziato nel dicembre del 2022, da una collaborazione del Maxi con l'Università dell'Aquila, e si conclude idealmente con questa giornata di studi che ha visto che vuole essere un legame proprio anche con tutti gli altri attori territoriali, come la Fondazione Summa, che fin dall'inizio ha sostenuto ed è stato parte nel progetto, la Facoltà di Architettura, l'Università degli Studi di Pescara. E proprio come idealmente per mostrare come la figura di Franco Summa sia stato e continuerà ad essere importante per il territorio. E oggi parleremo di tutto quello che è stato il suo impegno sia sul territorio che in quella che lui stesso definiva arte ambientale.